Ciao a tutti ed eccoci in Animal Crossing New Leaf. Sono qui da Remo perché voglio andare a giro per il mondo nell'isola. Attenzione, attenzione, facciamoci questa avventura strampalata. Vediamo chi incontrerò. Se incontrerò qualcuno, secondo me non c'è nessuno nemmeno se vado a giro per il mondo. Voilà. Siete pronti a sentire castroneria? Vai tranquillo, lo so, non mi preoccupo, vai. Su quel lato lì non mi preoccupo. Vai! Oh, ma ci sono le stelle cadenti! Non me ne ero resa conto in questa notte di venerdì 23. Oggi registro venerdì 23. Così. Quando potevo. Ok. Insomma, da là come sono super estiva. Ma dall'isola, giustamente. Ci avrete a cambiare un po' gli abiti perché, insomma, diciamocelo, siamo in autunno. Inizia a rinfrescarsi la serata, eh? Ok. Tra poco saremo arrivati. Cioè, certo. Vai tranquillo. Ok, raga, siamo sull'isola mondiale. Chi sarà? Ciao. Basti? Where are you from, Basti? Hi? Simpatico questo Basti. Così, un saluto e via. Yeah, di poche parole. What's up? Cosa succede? Ok. Tutto ok. Ma sì, ok, proprio. Vai. Prendiamoci. Non so, quindi abbiamo trovato Basti sull'isola. Voglio noleggiare, abbiamo capito che non è italiano, ci ho provato subito al primo colpo, invece niente. Va bene, non ci pensiamo, va tranquillo. Peschiamo qualche cosa da portare a casa per recuperare il biglietto di 1000 dobloni. In partenza il tour immersione frutti di mare. Che succede? È partito, ciao, è partito, io non sono partita. Magari, forse l'avrei... Frutti di mare non avevo mai fatto il tour frutti di mare, sinceramente. O l'ho fatto, non me lo ricordo, cosa molto probabile. Aiuto, ho già dei problemi di memoria, anche in giovane età. Vabbè, ti ho detto, c'ho da recuperare i soldi del biglietto, quindi, ti chiapo. No, sta una spigola, lo sento. La trovo anche sotto casa, mi bussa la porta, vai. Ma sì, è una spigola, andiamo a fare il primo colpo. E invece no! Che botta! Di fortuna, un carango gigante! Ma chi è? L'avevo già trovato. E io che pensavo di non averlo mai trovato. Ragazzi, ho bisogno di una cura di fosforo di quelli super potenti, eh. A parte che c'hanno un sacco di pesci, ci sono. Tra l'altro, aspetta. Dai, a bocca. Vai! Pronti subito per abboccare. Un altro pesce esotico, meno male, il pesce chirurgo. Cioè, meno male, cioè, posso mica pescare roba che trovo anche sotto casa, veramente, nel laghetto. Poi più che altro c'ho una mine. La stack. Uno. Due. Tre. E al quarto ci tocca. Cinque. No, che cinque, quattro. Ho detto quattro ora. Un altro pesce strano, un leone zebrato. Bene, anche questo si pesca anche sotto casa, però, Però un po' meno. Sì, mi sento da pesca oggi. Sì. Vai. Subito, al primo colpo. Che pesce sarà? Una fettolina. Un calamaro, anzi. Via. Non ci sono... scarabei, che anche qui... Ah, fermo! Ecco, appena detto, non ci sono scarabei. Pam! Subito al volo, bene. Come smentirsi facile. Dai. Eccolo là. Quello mi vale parecchio. Spero. Chi è anche lo scarabeo? Zitto. E vale, eh? Zitto. Brutto. Là. Chiappato. Ho preso un scarabeo. Golia. Là. Golia. Dai, un altro scarabeo. Facciamoci un altro scarabeo. E a quel punto. Niente. Acci picchiolina. Quanta roba ho preso. Qualche altro pesce o scarabeo potrei... no, questo non vale niente. Questo si trova anche sotto casa. Ma questo è un pesce pagliaccio.
Nemmeno uno squaletto. Vabbè, dai, vediamo di prendere questo. Là. Dai che ti fa gola. Dai che ti fa gola, l'hai visto? E niente. Comunque, okay. L'isola è poco affollata, anche se vado a giro per il mondo. Non ci sono gli orari giusti. Vai. Dai. Sì. Sì. Vai. Ecco. Non lo sapevo. Gira e rigira, la tiro fuori una spigola. Perché se non vai a casa con una spigola, non ha gusto, non c'è gusto, non ha senso. Proprio una questione di filosofia di vita. Le spigole devono stare sempre con te. Allora, niente, squali, manco l'ombra. Piano, piano. Vediamo se qui ci riesce lo scarabeo. Ora è apparsa la farfalla. Niente, dai. Farfallina. Vai, presa. Là, morfo blu. Ok, basta. Un po' di cose le abbiamo raccattate, eh? Adesso le abbiamo butto subito in cesta. Quasi quasi mi faccio un mini gioco. Che è un po' che non faccio un mini gioco, quindi mi ha fatto venire voglia il tizio. Bati, che c'era. Magari era spagnolo, chissà. Lo scopriremo. Ma, ah, bah, c'avevo sempre i pesci dell'altra volta, meno male. Va, adesso, ve l'avevo detto, c'era sempre una spigola. Ok, stop. Allora, prenotiamo un tour. Sì. Prenoto un tour, oggi mi sento da tour. Pesca il tonno. Riuscirà a catturare un tonno usando un solo amo. Caccia alle coppie. Labirinto. Immersione facile. Le studi più aspiranti sono un'ottima opportunità per fare la pratica. Immersione pro. Hai le carte regola per diventare un asso dell'immersione. Ma proviamo. Ma sì, avevo sbloccato la pro perché non provare. Cioè, non farlo. Non me la ricordo neanche. Già c'avevo 3 stelle anche, dai. Esatto, da tanto che non faccio immersioni, quindi andiamo. 5 minuti vanno bene, dai. Vai. A breve il tour immersioni pro. Mamma mia. Prendiamo subito maschera, bombole, muta, tutto di più e ancora di più. Pronti? Io sono prontissima, sono carica. Sì, sì, sì. La serata giusta. Ecco. Salve ragazzina. Grazie per aver scelto il tour immersioni pro. Via con la gara immersioni. Vince chi raccoglie tutto il necessario entro 5 minuti. Sto da sola. Allora, se riuscirà a raccogliere almeno 5 esemplari entro il tempo limite, sarai premiata con delle medaglie. Tutto pronto? Anche la muta? Senza di quella non ci si può immergere. Bene, sì, le medaglie mi servono perché è anche da tanto che non compro lì al mercato le coperto dentro la capannetta. Se ci sono dubbi sull'arte del nuoto, io sono scuola esperta. Vabbè, ciao. Sì, sì, siamo qui. Via! E posti di blocco dove sono? Via! Acqua, acqua, acqua. Via, via, corre, via, corre, via. Corre in acqua, corre in acqua. Oh, vai giù. Questo è un polpetto, sai. Malefico. No, no, questo non è un polpo. Però qualcosa si muove abbastanza rapido. Vai, che lo chiappo. Vai, no. Per un pelo. No, aiuto. Sono messa troppo veloce. È sempre per un pelo. Ora mi sono incaponita con questo e se n'è andato via. Bene. Allora, proseguiamo. Bolle, ho visto delle bolle. Vai, ecco la medusa, che quella proprio non l'avevo vista. Ho già perso 15 secondi. Eppure. Eccola, quella qua, torna indietro, l'ho visto. Guarda, mentre vado giù. Dai, oh, nuota! Ma che è la salita? C'è la salita, mi sembra strano, ci sarà la salita in acqua. Ragazzi, che nervoso. Ho perso, cioè, no, veramente, cioè, ho perso tutto il verve che avevo per l'immersione, però, cioè. Sono riuscito a sbloccare l'immersione pro, ma l'ho rifatto perché c'avevo 3 stelline. Dove siete? Malefiche. Ombre malefiche. Dove deve essere un chiappo, uno zero netto, eh? Dai, meno uno per la gol della bandiera. Come si... Ma dove sono? Oh, la medusa! Eccola. Questa è grossa. Oh, ma guarda! Ma perché? Ma guarda! Oh, le! Cioè, sto durando una fatica come se davvero nuotassi. Un granchio gigante giappo. Vai. Ciao. Almeno un esemplare. E andata in porta. Per chiamare gli altri, dai. Su. Bollicine. Dove siete? Sì, però me la fate difficile. Nemmeno le bollicine. Cioè, non posso mica nuotare così. A vuoto. Ah. No, mi hanno tutto qua. Perché il posto si è girato. Mi hanno tutto. Chi è?
Una capa santa. Vai, due. Un altro, dai, un altro. Sono contenta, almeno due l'ho presa. Bollicina. Da-dum, 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 da-dum. Anche la musica dello squalo, tanto che... Vai, oh, oh, vedo una bollicina. Vai sotto, vai sotto. Troppo teres... No, questo è un po' un po'. E l'ho riconosciuto da come noteva. E là, ciao. E andiamo avanti. Dai, dai, tre, l'ho presi. Ottimo lavoro. Ancora, ancora. Sono assetata di pesca subacquea. Vai. Troppo presto, mi sono immersa. Torna su. Beh. Anche stavolta troppo. Queste sono della stessa specie. Perché nuotano alla stessa maniera. Ti rinchiudo qui. No! Scomparsa proprio mentre stavo per raggiungere. Ritorniamo su. Si è girata di là, si è girata di qua. Sette chiappo, a lei è presa. Una ragosta mediterranea, ottimo lavoro, ciao. Dai che manca poco. Quattro però, cioè, mica robetta. Quanti ne devo prendere? Mi sembra tre. Se vuoi prendere tre, allora, buono. Positivo, questo penso. Mancano 30 secondi, non mi mettere ansia, dai. Là, presa un'altra. 5. Ma forse dovevo farne 5. Non lo so, ma che ne so. Bisogna pescare. Aiuto, è finito il limite. Perimetro finito. Aiuto, 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 aiuto. Medusa. Ansia, ansia, quanto fatti? 5, 4. Eccolo qui. Il turno è finito. Bene. Immersione pro fatta. Sì? Oh, che emozione, che brividi. Ora diamo un'occhiata ai risultati. Esemplari trovati 5, visto che la gara è stata completata con successo. Ecco qua, 3 medaglie. Ale, vai. Però sono basse le medaglie, eh. Cioè, 3. Potevi darmi almeno 5, dai. Per ogni oggetto preso. Per ogni pesce preso, vabbè. Ok, ok. Non mi lamento. Ok. Benissimo. Quante monete ho? Vediamo. No, queste sono quelle. La faccio prima andare qui. 24. Ok. 24 monete. Oh, cioè, la mutta anche così. Io di solito questa. Benissimo, dai. Ritorniamo verso casa. Sì, sì, no. Torniamo a casa. Abbiamo fatto anche il tour prima. Torno a casa. Abbiamo trovato Bati. Almeno qualcuno. Ho trovato sull'isola. Ho salutato almeno qualcuno. Sì, sì, voglio già tornare a casa. E andiamo. Sì, oh, no, ci sono stato un bel po', qui a giocare. Ok, cestino degli oggetti, mi prendo gli oggetti. Sì, 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 ce la faccio a venderli anche tutti. Stavolta, senza fare due viaggi. C'ho gli oggetti, insomma. No, tutti no. Che cavolo stavo dicendo? Vabbè, lascio una spigola perché... No! No, mi tocca ritornare. Aspetta, ci penso io. Ci penso io. La spigola, tanto libera, vai, ciao. Vai, la spigola. Mi farà due soldi e una lira. Vai. Mi piglio però questo pesciolotto strambo. Vai, siamo pronti, si va. Ora, potevo lasciare il cesto dei bambù, Vabbè, vabbè, ho liberato un pesce. Mi sentivo buona. Andiamo, andiamo a vedere quanti soldini mi dà. Alpaca. Salve signor Alpaca, si ricordi che ho l'ordinanza che deve aumentare il valore delle valutazioni, compra le mie cose. Certo, guarda, ti avrei portato questa farfalla, questo. Ma toh, ci metto anche il cesto di bambù e vai. Va bene, se proprio sei convinta, però 17.000 mi sono ripresa il mio, come dire... Il mio biglietto, che avevo pagato 1000, così per ricordarglielo, che sono un po' caruccio. Mi sa che, avendo cambiato l'ordinanza, sono fregata e ho negozi chiusi. Però, cioè, perché sono abituata ormai a avere i negozi aperti fino a tardi, infatti, sì, sono chiusi. Niente, quindi io non posso cambiare vestiti in questa puntata. E va bene, non importa.
Allora, proseguiamo. Vorrei vedere il cielo con le stelle cadenti. Fateci vedere. Passate ora. Andiamo a vedere il cartellone. Previsione del tempo. Oggi sarà la pioggia di stelle. Sarà bellissimo prendersi la serata libera per guardare il cielo. Ma non l'abbiamo visto. Aiuto, non vorrei. Aspetta. Fammi prendere. Eh sì, ciao, fammelo prendere. Tardi. Va, te lo prendo. Aspetta, aspetta. Va, 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 bagno, vai, vai. Ok, niente. Magari hai detto al primo tentativo trovo subito il sasso dei soldini. E invece niente. Ormai ora lo cerco. Venite insieme a me, ma questa ormai è una routine importante. Tieni, nemmeno al secondo tentativo. Almeno al terzo. Terzo, terzo. Niente. Al quarto. Niente. E la miseria. Sassi tirchi. Questo niente. Mamma mia, sassi T-Rex, copercini corti, non vogliono nemmeno questo. E allora ditelo che non mi volete dare i soldi. Niente, mamma mia. Che agonia. Non c'ho da non posso salutare, ragazzi, vado di fretta. C'ho da trovare il sasso di soldi, perché poi perché voglio donare. Voglio... Ciao Teddy, ma via, gli devo parlare, ma c'è anche la maglia col fiore che mi piace un sacco. E Alex, si informa più che mai, forse dovrebbe bere anche, e dovrei bere anche io un succo kiwi. Come te la passi, raccontami qualcosa. La frutta è piena di vitamine. Ti va di raccogliere un po' di frutta per me? Ok, vada. Vai tranquillo, vai, ce l'ho qui, le ciliegie te le do subito. Ta-da. Vada qua, tac. Scotti l'albero. Uno. Tom, vai. E là, ce l'ho fatta. Ma è certo che sei felice, t'ho portato la frutta. No, una sola, vabbè. Oh, mangiala subito, mi raccomando, eh. Oh sì. Oh sì, cos'è? Oh, maglia a scacchi. Vediamo se ci... Ok. Vediamo questa maglia a scacchi com'è. Ah, ce l'ho avuta. Sembra un po' tipo quella di... Mi viene in mente la cattiva, la complice di Joker. Che adesso non mi viene in mente il nome, strano. E niente. Ah, sì, sì, ero in cerca del sasso dei soldini. Eccolo! Anzi, non è il sasso dei soldini, oggi è il sasso dei minerali. Due, tre. Vai. Raccoltiamoli tutti. Benissimo, allora a questo punto, dopo aver raccolto il sasso dei minerali, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando non dimenticate di mettere mi piace, intanto codano le stelle cadenti. Benissimo, e detto questo io vi mando un abbraccione virtuale a tutti e adesso ciao a tutti al prossimo video.